Daniele Romualdi per Cilento Channel, qui a Montana Antiglia, in occasione della quarta edizione della Festa dell'Emigrante. Cercare un futuro e trovare un tesoro, per niente facile come il lavoro. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Allora, mi trovo con il presidente dell'associazione Gruppo L'Emigrante, il signor Montanino De Angelis. Allora, presidente, un bilancio di questa quarta edizione della Festa dell'Emigrante. Allora, ieri sera è stata la prima serata e siamo molto ma molto felici e soddisfatti perché c'è stata molta gente e abbiamo ricevuto moltissimi complimenti sul mangiare, sull'organizzazione, sull'accoglienza e a noi non ci fa che piacere, ma molto molto piacere. Poi alla fine il nostro scopo è questo, di far conoscere Montana Antiglia a più persone possibile, far vedere il nostro meraviglioso paese, le nostre squisitezze e bontà che abbiamo qui nel nostro territorio e accogliere le persone, ecco, al meglio possibile, cercando sempre di migliorarci. Ma questo è grazie a tutto l'aiuto di tutti noi, i nostri amici che ci aiutano, il resto dei soci che rinunciano a andare a farsi giorni di mare per fare tutto questo, per lavorarci su, perché dietro c'è un lavoro molto molto impegnativo. Un bilancio di questa manifestazione giunta alla quarta edizione. Devo dire che siamo veramente molto soddisfatti, considerando la mole di gente che è venuta questa sera, non solo del posto ma anche tanta gente di fuori, quindi vuol dire che le cose piacciono, sono stati tutti contenti, ci hanno fatto tanti complimenti, quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Tutto quello che noi guadagniamo viene usato tutto per il paese, quindi abbiamo fatto per dopo la prima edizione un'area attrezzata qui proprio in questa zona.